stiamo lavorando alacremente, come tutte le scuole, nell'approntare la massima sicurezza per i locali con un progetto, un cronoprogramma di sanificazione, di acquisto di prodotti specifici, di segnaletica adeguata, di informazione capillare a insegnanti, famiglie e tutti gli operatori. Chiaramente però la vicenda del Green Pass, che in questo momento ancora è in piena evoluzione, tiene in apprensione perché dal 1 settembre, se rimarrà la situazione attuale, dovranno essere adottate delle sanzioni piuttosto pesanti. Siamo molto preoccupati. Quello che vorrei passare come messaggio serio è che i dirigenti scolastici sono una categoria, come tutta la scuola, che per tutta l'estate non si è tirata indietro dai propri doveri. Niente di eccezionale rispetto ad altre attività lavorative, però pieno lavoro, a pieno regime, piena organizzazione, grande impegno da parte di docenti e di tutto il personale della scuola, che ringrazio fin da adesso per quello che è stato fatto e per quello che sarà fatto. È chiaro che maggiori sono le responsabilità di vigilanza per quanto riguarda la parte sanitaria delegata alle scuole, e minore sarà il tempo che potremo dedicare a quello che è il core dell'attività scolastica, ovvero quello dello sviluppo delle competenze dei nostri ragazzi. L'Isis Valdarno riparte con rinnovato slancio, con una gran voglia di fare, con grandi cambiamenti sia a livello di personale, perché figure storiche della scuola dal 1 settembre, ahimè, saranno in pensione. Ci sono molte figure nuove, abbiamo ben 23 nuovi arrivi, sono docenti che hanno quasi tutti meno under 40 e quindi gran voglia di fare, un rinnovamento e anche un rinnovamento che presenteremo prossimamente sui locali e sulla dislocazione dei vari indirizzi. Gli studenti questa estate, con degli ultimi arrivi per cambiamenti di corso o di istituto, hanno superato la soglia dei 1500.